Non abbiamo un pianeta B, non abbiamo una seconda scelta, dobbiamo tenerci quello che abbiamo e trattarlo meglio il che possiamo. Abbasso le auto e viva le biciclette per difendere il futuro. Voce del Verbo di Greta. Stamattina circa 4.000 studenti in sciopero, guidati dalla sezione locale di Fridays for Future, il movimento globale della giovane attivista svedese Greta Thunberg, hanno sfilato da Piazzale Genova fino a Via Maculani, passando per il Corso, Piazza Cavalli, Via Cavour e Viale Risorgimento. Inizieremo già da oggi a raccogliere le firme per la dichiarazione di emergenza climatica che deve promulgare il comune di Piacenza. Qualcuno dice che gli studenti sono anche qua per saltare qualche ora di scuola, cosa rispondi? Non mi sembra proprio, gli studenti che vedo sono molto motivati. Striscioni in alto e fischietti in bocca, frasi provocatorie e slogan in rima. I giovani seguaci di Greta Thunberg hanno rivendicato la sincerità delle loro azioni. Distruggendo l'ambiente non abbiamo un secondo mondo. Ma te cosa fai in prima persona per proteggere l'ambiente? Faccio la raccolta differenziata e cerco di non inquinare e di non buttare giù plastica e cose che possono inquinare l'ambiente. Quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo animale cacciato, vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. Ma cosa fai te per proteggere l'ambiente nella tua quotidianità? Vai a scuola in bici? No, io prendo i mezzi perché vengo fuori città. Di chi è la colpa? Allora, in parte nostra, ma cerchiamo di fare il nostro meglio, un parte dei governi che non fanno abbastanza e di chi dice che non c'è questo problema. È abbastanza inevitabile andare a mangiare un fast food o usare l'auto. Sono scelte, la gente deve fare scelte, deve cambiare qualcosa e iniziare a fare delle scelte diverse. Tu hai fatto qualche scelta? Sì, sto provando a non mangiare carne, non andare nei fast food, ad esempio. Cerco di usare più la bicicletta invece la moto. Fra i vari cartelloni, anche una nota scherzosa in stile piacentino. Salviamo la Terra, l'unico pianeta con gli anolini.